c'è una lunga procedura da superare prima che tu assuma per forza di cose il pony più adatto all'incarico, chiaro? Sì, esatto, io probabilmente dovrò fare vari colloqui. Ma certo, vari, è chiaro? Perché continui a ripetere chiaro? Non sto dicendo chiaro, chiaro! Sono lieta che vi siate presentati alla selezione per il vice direttore della scuola di amicizia. Onestamente, se cerchi qualcuno che possa finanziare, posso darvi abbastanza monete perché vari edifici siano intitolati a me. Beh, quello non è il compito principale del vice direttore, ma si può candidare chiunque. Penso di aver ideato una procedura di selezione davvero ottimale. Certo, anche se non era necessaria. Chiaro? Dato che tutti voi dovrete dimostrare di avere i requisiti per questo incarico, ho concepito la selezione in tre passaggi. Tre verifiche di abilità che servono a un vice direttore. Solo coloro che faranno un buon lavoro passeranno alla prova successiva finché alla fine non emergerà il candidato più adatto. Quindi, senza ulteriori indugi, iniziamo con la prima fase, sostituire gli insegnanti. Sono felice di essermi candidato. Quando gli studenti conosceranno il mio grande e formidabile insegnamento, potrebbero anche non voler più tornare ai loro docenti ordinari. Wow, la cucitura è drittissima! Hai imparato a cucire riparando i sacchi di mele alla fattoria? Già. Ovviamente, la lealtà è sempre alla base dell'amicizia e della fiducia, ma niente vi farà ottenere più lealtà di un gran mucchio di monete. Questo libro sugli affari vi insegnerà come poter guadagnare. Capitolo 1. Giocare in borsa. Nel 1322 Abraxius l'audace fece bla 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 bla. Oh, un sacco di cose noiose. Vediamo. Oh sì, davvero noiose per un gran lasso di tempo. D'accordo, so che la storia è importante, ma io non ne ho mai saputo niente e guardate come sono diventata. Passano la prima prova, ma le altre candidate? Penso che su di lei siamo d'accordo. Oh, so cosa stai per dire, ma sarebbe davvero divertente avere un'amica come vice direttrice. Ha solo bisogno di essere guidata un po' più degli altri, ma potrebbe funzionare, giusto? Starlight? Sappi che ci ho riflettuto molto. I pisolini sono un ottimo modo di sfruttare le ore di lezione, ma dirigerai tu la scuola. E se dici niente pisolini, niente pisolini. So che a volte sono un po' testarda e non sono brava ad ascoltare, ma non vedo l'ora di iniziare questo lavoro in squadra con te. Due grandi e formidabili amiche alla conquista del mondo. So che devi ancora finire con tutta questa roba dei colloqui. Chiaro, ma dovevo proprio dirti quanto sono emozionata. Vedi? Ti ho detto che potrebbe funzionare.